E questo può essere, diciamo, il filo del ragionamento che ci porta a chiedere qualcosa a Fulvio Perini. La prima è se, appunto, io ho notato che dai media sono, non dico scomparsi, i sindacati, ma quasi. Noi sappiamo che ci sono degli accordi, ma su cosa vogliono dire, su cosa dicono in concreto questi accordi, non lo sappiamo. Sappiamo che all'inizio ci sono state addirittura, per arrivare ad avere degli accordi, ci sono state cose che non succedeva da molti anni in Italia, addirittura degli scioperi spontanei, ormai quasi un mese fa. Chiederei appunto a Fulvio quali sono, qual è il contenuto degli accordi, quali sono le difficoltà che si sono avute e soprattutto quali possono essere le criticità e chi controllerà l'applicazione di questi accordi. Lascio la parola a Fulvio Perini. Nei primi giorni di manifestazione dell'epidemia, tra i lavoratori c'era una preoccupazione notevole. Come veniva richiamato, in qualche caso ci furono degli scioperi spontanei, ma soprattutto ci fu un altro fenomeno, che molti lavoratori si misero in malattia. Non volevano rischiare e restavano a casa. Questo obbligò aziende a chiudere l'attività ancor prima della decisione del governo, perché non avevano più le condizioni organizzative per poter continuare. Io abito in bassa Val di Susa, in due aziende, una di 1200 dipendenti e una di 700, quindi le più grandi, accadde questo, che il ciclo non erano più in grado di organizzarlo, data la occasionalità delle presenze. Poi c'è stata la sospensione, adesso si è decisa la ripresa. Nel periodo del frattempo non si è fatto nulla, io non so cosa ha fatto il sindacato. Ha fatto un accordo, è stato recepito come allegato in un DPCM, quello che c'è scritto nell'accordo, poi alcune cose le richiamerò, ma non c'è stata alcuna preparazione alla ripresa dell'attività. Faccio due esempi, uno di cosa che si potevano fare. Rispetto agli ammalati di Covid si potevano utilizzare tutte le dimissioni, le schede di dimissione ospedaliera SDO, per vedere quali erano, qual era stata l'influenza del contagio tra le persone in età lavorativa che lavoravano. Questo avrebbe permesso di avere un minimo di comprensione di qual era stata anche nel mondo del lavoro la dimissione, superando così la vulgata che gli anziani, se era del bresciano o del bergamasco, si erano ammalati perché andavano in osteria a giocare a scopa. Noi sappiamo che ci sono stati dei farmacisti che sono stati contagiati. Io mi sono sempre posto la domanda, ma allora anche i panettieri svolgevano lo stesso servizio quotidiano? Non sappiamo. Si poteva fare, c'è un sistema informativo nazionale gestito dall'INAIL, non gestito dall'INAIL, che dovrebbe gestire l'INAIL, quindi noi ci arriviamo con un grado di conoscenze molto basse. Cito un'esperienza interessante, in previsione della ripresa in Inghilterra, le trade union hanno svolto un'inchiesta tra i lavoratori, chiedendogli quali erano i loro problemi e le loro preoccupazioni in caso di ripresa dell'attività. La prima risposta interessante, il 20% ha detto: io continuo, sarebbe meglio per me continuare a lavorare a casa. Sappiamo che anche da noi questo è avvenuto per l'attività in cui questo è possibile. Nel sito delle trade union questa affermazione si affianca una fotografia di una giovane donna che lavora al computer e si tiene sulle ginocchia il suo bambino. Lo dico perché sicuramente questo mutamento nell'organizzazione del lavoro avrà un'influenza anche in futuro. Nelle altre risposte, il 39% ritiene che rispetto all'organizzazione del lavoro in cui era chiamato a operare precedente si porrà un problema di distanziamento tra lavoratori.
cioè se continueranno a lavorare come prima, non verrà rispettato il distanziamento. Il 23% ci saranno problemi di pulizia, il 20% in Inghilterra, secondo questa indagine, va a lavorare con i mezzi pubblici. Si può fare l'orario a scorrimento per alcune attività dove si lavora in termini collettivi, una linea di montaggio, ovviamente questo non è possibile. Le commissioni Sobreras in Spagna hanno attivato da 3 settimane un servizio per i lavoratori. Alla settimana scorsa, quando ho esaminato, ho fatto vedere il sito, c'erano state già più di 110.000 domande. Nei siti italiani dei sindacati non ho trovato nulla, ma probabilmente non sono stato capace io a cercare bene. Quindi nella preparazione ci arriviamo del tutto impreparati, del tutto impreparati. Si è fatto un DPCM, il DPCM ha 10 articoli e 10 allegati. Per la mia esperienza del passato, sono andato a vedere quante sono le norme elementari contenute nel testo, 414, perché è di queste 78 sono contenute nel protocollo tra CGIL, CISL e UIL, Confindustria e altre associazioni per la parte manifatturiera. 78 vuol dire che ci sono 78 norme che prevedono degli adempimenti. Se fosse una legge relativa alla prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sarebbero delle prescrizioni. Qui sono delle indicazioni. Ciascuna di queste prevede un adempimento. Come si potrà fare la formazione lunedì con il foglietto quando i lavoratori entrano l'informazione? Sarà un po' arduo, ma così va il mondo. Nel DPCM nel testo del DPCM hai 2 indicazioni di sistema importanti che richiamo. Poi la prevenzione è regolata dall'accordo tra le parti sociali, recepito dal governo senza dire nulla. Nel sistema ci sono 2 cose interessanti. La prima, che dice tutte le misure di prevenzione sono quelle dell'allegato, che vede il protocollo tra CGIL, CISL e UIL, la Confindustria e altre associazioni. Non c'è nessuna indicazione da parte dell'organismo pubblico. Se non vengono rispettate, viene sospesa l'attività produttiva. Non ci sono altre misure. Viene sospesa l'attività. Come viene fatto il controllo? Non è un problema sanitario, è un problema di ordine pubblico. Quindi il coordinamento dell'attività di vigilanza è fatto dai prefetti in rapporto al Ministero dell'Interno. La prevenzione dal coronavirus dei luoghi di lavoro è un problema di polizia, non è un problema di igiene. Sono chiamati allo svolgimento di questa attività la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e anche le forze armate. Bontà loro, possono collaborare gli ispettori del lavoro. Sono esclusi gli unici ispettori che hanno esperienza e competenza in materia di lavoro industriale, quelli delle SPRESAL, dei servizi delle ASL, per la ragione che vi dicevo. Essendo la sanzione solo quella della sospensione, potrebbe capitare che arriva un caporale dell'esercito all'FCA, vede che qualcuno non ha la mascherina e decide che si sospende l'attività della FCA, sto facendo un paradosso. Lo comunicherà al prefetto, che poi deciderà, nel frattempo si risolverà il problema, cioè è una sanzione inapplicabile, consapevolmente inapplicabile, che permetterà di fare quello che si vuole, anche perché le forze non sono assolutamente in grado.
L'altra sanzione è quella prevista nel protocollo: se uno non rispetta le istruzioni ricevute all'ingresso, è sanzionato secondo i criteri dei contratti di lavoro. Richiamo scritto, richiamo ammonimento verbale, richiamo scritto, sospensione e così via. Ecco, questa è la struttura. Così dovrebbe funzionare l'applicazione delle norme decise dalle parti sociali e recepite senza alcun commento in un DPCM. Io ho qualche incertezza, diciamo così, su questo elemento. Ovviamente questo comporta una serie di contraddizioni. Io vorrei rilevarne alcune che mi paiono interessanti dei tempi che noi abbiamo. Il distanziamento. Sempre nel DPCM, per le attività personali, ludiche, quelle di andare in un parco e svolgere un'attività di movimento, la passeggiata di un vecchietto come me, l'attività sportiva di uno giovane in termini individuali, il distanziamento per l'attività sportiva è di 2 metri e c'è una ragione. La ventilazione, lo sforzo fisico, le cose che sappiamo. Nel luogo di lavoro i 2 metri no, è sempre solo 1 metro. Un carpentiere che scarica un camion di sacchi di 25 kg di cemento non ha lo stesso sforzo fisico dell'atleta, del giovane atleta. Non se ne sono accorti? Sì. È che se si decideva 2 metri nei luoghi di lavoro succedevano un bel po' di problemi. Allora, 1 metro, e quando sei sotto 1 metro, devi obbligatoriamente usare la mascherina. La mascherina la usi magari svolgendo un'attività in un'azienda torinese, secondo il metodo ergonomico di misurazione dell'intensità del lavoro che si chiama ErgoUAS. Nelle 8 ore hai 8 minuti per i bisogni fisiologici, 3 pause di 5 minuti per riposare gli arti in modo che non ti si rompano troppo presto e 1/2 ora di mensa. Lo svolgerai con la mascherina. Con quale sforzo, con quale intensità, con quale possibilità? Vedremo. Magari la mascherina la si userà un po' di meno nel frattempo. Negli 8 minuti della pausa fisiologica dovrai arrivarci, aspettare che si liberi il posto, ma se ci sono altri prima, fare quello che devi fare, lavarti le mani, perché il ritorno è obbligatorio, e ritornare alla prestazione lavorativa. So di un'azienda in cui hanno messo il semaforo. Rosso stai fuori, giallo ti prepari, verde entri nel servizio. Quindi siamo in una situazione di questo tipo. Un secondo aspetto interessante è questo: chi esterno entra nell'impresa o nel magazzino, nel servizio del magazzino o del supermercato, non può utilizzare i servizi messi a disposizione, i servizi igienici messi a disposizione dei lavoratori. Ogni impresa deve dotare di un vice chimico all'esterno. Per i camionisti, quelli che portano, è scritto così, non avverrà, lo sappiamo, lo sapevano anche loro, però la regola è perfetta. La terza questione è la sorveglianza sanitaria. Sorveglianza sanitaria rispetto a chi ha avuto il contagio prima di rientrare, ma c'è anche prevista una sorveglianza sanitaria in cui il medico di fabbrica, il medico competente, deve identificare le particolari situazioni di fragilità del lavoratore che va a lavorare. Quali sono? E si può. Di solito la sorveglianza sanitaria in un luogo di lavoro è rispetto ai rischi della mansione specifica. C'è ancora un articolo dello Statuto dei diritti dei lavoratori che ne fa divieto sul controllo generale della salute. Dal 2008 il turnover è pressoché bloccato nelle aziende, gli anziani sono parecchi, le pubblicazioni anche in Italia
che mettono in luce con i diagrammi come dopo i 50 anni viene via via riducendosi la funzionalità di apparati fondamentali come quello respiratorio, come quello uditivo, come quello cardiocircolatorio, soprattutto quello osteoarticolare, ci sono. Quindi si farà un controllo generale previsto non si può fare anche in questo caso, sono pochissime le aziende che hanno un medico permanente, un medico competente segue 20, 30, 40 aziende, molti sono medici che fanno anche altro, medico competente secondo lavoro. Però siamo di fronte a norme di questo tipo. Cosa significa tutto questo? Posso farne altri di esempi, ne faccio solo uno ancora. No? Terminato il lavoro, sanificare tastiera e mouse se lavori al computer. Se lavori in officina e usi l'avvitatore e finisci le 8 ore, poi c'è l'altro subentra l'altro turno, non lo sanifichi. Lo sapevano, ma era una complicazione di troppo per una parte di lavoratori. No, ce ne sono diverse di questo tipo. Voglio soltanto dire, quando hai come sistema sanzionatorio solo quello disciplinare, vuol dire che sei in mano ad altre persone che ti gestiscono e qualche volta anche dei medici che tanto competenti non sono. Vicino dove abito io c'è un'acciaieria che fa parte di un gruppo nazionale presente in diverse regioni italiane. Hanno valutato il rischio e il medico competente hanno individuato che il coronavirus è del gruppo 2 secondo il rischio biologico del decreto legislativo 81 che recepisce una direttiva europea. Ve lo leggo perché almeno sappiamo con cosa abbiamo qualcuno. I lavoratori, prima di tutto, hanno qualcosa a che fare. Gruppo 2. Un agente può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori. È poco probabile che si propaga nella comunità. Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche. Cioè, siamo di fronte al fatto che in un'azienda nazionale si valuta così. Per terminare, quindi, quando hai delle situazioni di questo tipo, il sindacato praticamente non sarà in grado di intervenire su nulla. Questa è la mia opinione, ma un po' li conosco. Quindi siamo nelle mani del Signore. Ma fosse quello con la S maiuscola, dei signori con la S minuscola, cioè di manager e di capi che speriamo che siano sufficientemente preparati e sensibili. L'andamento degli infortuni qualche dubbio lo pone, perché se l'andamento degli infortuni mortali negli ultimi anni cresce, mentre diminuiscono quelli lievi, che è un paradosso, vuol dire che quelli lievi non si denunciano più, perché se sei un lavoratore autonomo, se sei una partita IVA, se hai un contratto a termine, non lo denunci l'infortunio, non lo denunci, e allora avremo una situazione in cui la gestibilità è del tutto arbitraria. Io penso quindi che saremo in una situazione di questo tipo, E come è evidente dal mio intervento, il mio scetticismo è molto, molto preciso. Beh, innanzitutto voglio ringraziare per questo intervento perché credo che in questo mese e mezzo cose simili non si siano sentite praticamente mai negli unici media a cui possiamo accedere, cioè quelli che ci riceviamo in casa, possiamo comprare l'edicola. E per cui vi ringrazio per questa descrizione della realtà che sarà quella prevalente
fra poche ore, lunedì mattina, nella nostra città e spiegheranno, purtroppo, giustificheranno le preoccupazioni. Ho però una domanda fatta via chat che potrebbe essere un avvio a un giro dei nostri tre interlocutori, consigliere Tressolo, consigliere Artesio e Fulvio Perini, che si collega molto a quanto ha detto Emanuele adesso e che può essere sintetizzato, viene da Daniela, e può essere sintetizzato in questo modo molto semplice, cioè che fare e in che modo, vista la condizione in cui noi ci troviamo. Ecco, girerei ai nostri primi intervenuti che hanno portato le testimonianze questa domanda insieme alle riflessioni sulla serata che intendono fare. Io non so. Voglio innanzitutto esprimervi una, come era evidente dal mio intervento, il disincanto, lo scetticismo che mi attraversa è notevole. Senza una partecipazione alla vita sociale e politica diventa tutto difficile, tutto. I problemi che avremo di fronte a noi saranno giganteschi. Guardavo mezz'ora prima di iniziare la nostra conferenza i dati dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ad oggi ci sono 190 milioni di persone che hanno perso il lavoro. Siamo di fronte a situazioni tremende, insomma. E questo attraverserà tutte le società, i rapporti. Quindi volevo esprimermi quindi anche questa preoccupazione. I lavoratori oggi in questo contesto sono molto soli. E questo essere molto soli va molto bene alla destra. In Italia come negli Stati Uniti ci si può arrabbiare e votare a destra. Cosa c'è di meglio? C'è bisogno di ridargli una dimensione collettiva. Neanche le premesse ci sono su questo. Io voglio anche ricordare Iva Roddone. Nella situazione che ci troviamo di fronte per la prevenzione del rischio da coronavirus nel luogo di lavoro, il comportamento del lavoratore diventa fondamentale. Se questo comportamento è affidato alle istruzioni scritte alla sorveglianza del capo, quale sarà il suo comportamento reale nel contesto concreto in cui verrà chiamato a lavorare? È imprevedibile. È un classico rischio organizzativo e secondo Iva Roddone per rispondere a questo rischio in termini di valutazione era necessaria la validazione consensuale. Cioè tutti i lavoratori interessati a quel rischio ne parlavano assieme e dicevano sì, siamo d'accordo a lavorare così, perché così siamo sicuri e siamo sereni. Lo si trova traccia di questo? No. Io ne ho 72. Fossi l'RLS oggi, non sarei nel comitato a vedere con l'imprenditore cosa fare. Ci andrei ovviamente. Ma sarei a parlare con le persone. È possibile parlare con le persone oggi? Non è semplice, lo sappiamo. Nel testo richiamato se ne fa divieto. Non ci si può incontrare nel luogo di lavoro, se ne fa divieto. Ma altri strumenti ci sono. Perché le bacheche sindacali non diventano bacheche digitali dialoganti con i lavoratori? Lo stiamo facendo qui. Perché no? Perché non si fa una cassetta delle idee dei tempi del Kaizen e dei circoli di qualità? Ci sono degli strumenti possibili, però bisogna avere fiducia nei lavoratori. Se invece sono un oggetto da tutelare, si combinerà ben poco. E alla fine avrai qualche mugugno, avrai qualche protesta, ma la deriva a destra presente in quel mondo non la si frenerà.